Ormai siamo anche abituati ai grandi ritorni degli smartphone di casa Samsung. Quello che oggi è tornato è Samsung Galaxy S5 con la denominazione NIO. Però qui c'è davvero qualcosa di interessante. Non sembra più un cerotto, ha guadagnato sia in software che in hardware. Il prezzo ovviamente è sceso. Andiamo a scoprire Samsung Galaxy S5 NIO nella nostra recensione. Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, benvenuti nella recensione di Samsung Galaxy S5 NIO. Quindi di cosa stiamo parlando? Questa volta dobbiamo sempre un po' districarci fra i nomi dei prodotti Samsung. Stiamo parlando di una versione leggermente diversa di Galaxy S5. In tutta onestà, ammetto che sia difficile dire se sia una versione migliore o peggiore, poi capirete perché. All'interno della confezione abbiamo la manualistica in italiano, l'alimentatore da 2 A, anzi no, scusate, da 1,55 A, il cavo USB, micro USB e le classiche cuffie in-ear con telecomando qui sul filo, con i tasti del volume e il tasto per la risposta, più i vari gommini delle varie misure per l'auricolare. La confezione quindi è abbastanza classica, se così vogliamo dire. Si è attaccata la plastichina sopra, ma direi chi se ne frega. Unica precisazione, questa versione che stiamo provando noi, S5 NIO, è quella brand Team. Ci sono delle app preinstallate di Team e qui c'è il logo dell'azienda. Ecco qua il nuovo Galaxy S5 NIO. Allora, prima differenza è nel fatto che è disponibile in questa colorazione grigia, che non mi dispiace, devo dire, che stiamo provando, l'abbiamo scelta apposta di questo colore per provare il colore nuovo, e poi come vedete la trama è leggermente diversa, i puntini sono sempre al loro posto ma sono più piccoli e più fitti. Questo si traduce in una cover che secondo me non diventa magicamente bella, ma risolve un po' l'effetto cerotto che aveva esattamente i punti distanti come sarebbero distanti in un cerotto, e l'effetto, quindi il ragionamento mentale che portava a associarlo a un cerotto, secondo me era validissimo. Anche il profilo è lievemente cambiato, ve lo faccio vedere, guardate, è cambiato leggermente appunto il modo in cui è disegnato questo profilo laterale. Tasto di accensione, secondo microfono, porta jack audio, bilanciere del volume, primo microfono, porta micro USB e dietro abbiamo una fotocamera da 16 megapixel con un singolo LED flash, e a fianco, lì alla sua destra, trovate il sensore di battito cardiaco, quindi si può appoggiare il dito sopra e farci leggere il battito cardiaco, e qua sotto troviamo lo speaker con, lo vedete, leggermente rialzato, eccolo qua, leggermente rialzato, questo pezzettino di plastica per tenerlo sollevato. Che cosa notiamo? Allora, notiamo che se rimuoviamo la back cover, che è ancora removibile e che ancora ci permette di sostituire la batteria, abbiamo la micro SIM, la micro SD, quindi possibilità di espandere la memoria. Questa guarnizione, come su S5, che rende lo smartphone impermeabile secondo lo standard IP67, ma avrete anche già notato come qua sotto la porta micro USB non sia più coperta da uno sportellino. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo già trovato due pregi di questo S5 NIO rispetto a S5 classico, ovvero una trama posteriore che non sembra più un cerotto e qua sotto la porta micro USB che non è coperta dallo sportellino, che è una comodità veramente notevolissima, notevolissima. La back cover è più bella, ma è leggermente più scivolosa, non che lo smartphone sia nel complesso scivoloso, ma è leggermente più scivoloso dell'altra versione, quindi leggermente più scivoloso dell'S5. Dimensioni 142 72, 8,1 mm di spessore, un peso di 142 grammi, ben bilanciato, una fotocamera frontale, sensore di luminosità, sensore di prossimità e un display sempre da 5,1 pollici, sempre Full HD, sempre Super AMOLED, sempre, ribadisco ancora una volta, un bello schermo con una buona luminosità. Guardate anche qual è la luminosità massima, decisamente buona, discreta anche la luminosità minima, funziona bene la luminosità automatica, è un Super AMOLED, forse i colori non saranno fedelissimi al 100%, ma vi basterà andare nelle impostazioni e poi in display, in schermo. E se andiamo in modalità schermo possiamo scegliere per esempio di base
I colori sono sicuramente più fedeli, ma vedete anche voi cosa succede, lo schermo è meno bello, è meno appariscente, questo è poco da dire. Veramente sono curioso di sapere quanti hanno comprato un Super AMOLED, un Samsung Super AMOLED e poi hanno scelto di passare alla modalità di base invece che tenere la modalità adattiva o Cinema AMOLED o quello che è sicuramente uno schermo più appariscente. Devo dire che nella fascia media uno schermo così è difficile da trovare, è veramente uno schermo notevole che, come tutti i Super AMOLED, offre anche degli angoli di visione veramente veramente ottimi. Abbiamo poi la differenza, anche sta nel fatto che il processore non è più un processore Snapdragon, ma è un Exynos 7580 octa-core da 1.6 GHz e abbiamo poi 2 GB di RAM. Questa in realtà è una cosa in comune con l'altro prodotto. La versione Android è subito dal rilascio la 5.1.1, quindi molto aggiornato questo smartphone, con anche le ultime novità onestamente presenti sull'ultima versione della TouchWiz, come il nuovo drawer e altre piccole cose che poi si notano nell'utilizzo quotidiano. S5 è leggermente diverso. Poi, se riesco a trovare il tempo, questo cerco di promettervelo e poi vediamo, se riesco a trovare il tempo farò anche un confronto fra S5 e S5 Neo, magari rapido, per far vedere fianco a fianco quali siano le differenze. 16 GB di memoria interna, memoria espandibile tramite microSD, connettività LTE adesso fino a 300 Mbps, prima erano 150, Wi-Fi A, B, G, N, C, Bluetooth 4.1, prima era 4.0, è presente l'NFC ed è presente il risparmio energetico in combinazione con anche il risparmio energetico avanzato, che permette allo smartphone di durare tantissimo se lo utilizziamo in questa modalità, che manda lo schermo in bianco e nero, che disattiva le connessioni wireless non fondamentali, quindi la Wi-Fi magari e il Bluetooth, ma come vedete la connessione dati rimane attiva e possiamo per esempio continuare a usare WhatsApp o Facebook. Lo schermo in bianco e nero consuma molto meno, questa è una prerogativa dei Super AMOLED, il timeout dello schermo si è abbassato, la luminosità si è abbassata, eccetera eccetera. Lo smartphone dura decisamente di più, tra l'altro è molto più veloce rispetto al passato entrare e uscire da questa modalità. Ci siamo? Ok, sulla home rimane la pagina di Flipboard, che se seguite le mie recensioni sapete che io sopporto veramente poco e quindi disattivo, l'ho tenuta attiva solo per ricordarmi di farvela vedere. E qui ci sono tutte le app di Team, voglio farvi vedere che se io vado a prendere Team Music mi è concesso disinstallarla. Ho tenuto le app installate semplicemente perché volevo farvele vedere, ma sappiate che comunque si possono disinstallare e a quel punto lo smartphone non avrà più personalizzazione di Team, non ci sono marchi sulla scocca, non c'è un tema Team. E parlando dei temi, ci sono i temi, sono scaricabili, li avrete ormai conosciuti molto nelle ultime settimane, ne abbiamo parlato varie volte, ci sono anche tra l'altro dei temi in stile, in stile stock, per far diventare lo smartphone un pochino più stock. Volevo premere sulla X invece no, vediamo se lo trovo. Questo è il famoso tema simil stock Android 6.0, che come vedete porta un po' tutto il sistema a sembrare maggiormente un sistema stock. Non c'è più la porta infrarossi, non c'è più, ho chiuso bene qui, non c'è più il lettore di impronte digitali nel tasto, c'è ancora, avete visto, il sensore di battito cardiaco, ma attenzione, sorpresona, è presente la radio FM, quindi rapidamente, è presente la radio FM, la connettività wireless è più veloce, il Bluetooth è ultima generazione, non c'è più la porta infrarossa, non c'è più il lettore impronte digitale. Secondo me è un giusto prezzo da pagare, se considerate che la batteria da 2800 mAh di cui vi ho parlato, anche senza un risparmio energetico, ha un'autonomia che mi ha veramente veramente convinto e che in una giornata di utilizzo abbastanza intenso, ero in trasferta quindi ha fatto anche un sacco di cambicella in treno, mi è capitato di usarlo per molte più cose rispetto a un utilizzo giorno standard, la batteria mi ha portato a fine giornata, mentre invece avevo nell'altra tasca un SSI Edge che, come potete benissimo immaginare, si è spento molto 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 prima di questo S5 Neo, quindi un'autonomia notevole e autonomia migliore di quella di S5, questo è importante chiarirlo, non solo è buona ma è decisamente migliore anche di quella di S5, mi ha, come avete capito, sicuramente convinto moltissimo. Il sistema è sì veloce, ma
Rispetto a S5, secondo me, ora lo riprenderò in mano perché ovviamente non sto facendo il confronto, quindi non voglio sbilanciarmi definitivamente, mi sbilancerò quando proverò anche S5 a fianco di questo. Mi sembra che le animazioni rallentino l'esecuzione di tutto il sistema più di quanto avevo visto in passato. È una scelta. La scelta è, per non far laggare lo smartphone, ne rallento tutte le animazioni. Mi sembra tutto leggermente un pochino più lento, un'animazione da una pagina all'altra, guardate un po' tutto. Mi sembra ci siano molte più animazioni per evitare sì che il sistema laghi, però l'ho rallentato. È un po' una scelta, poi ognuno deciderà. Sicuramente non è bello, non è mai bello quando il sistema rallenta, però neanche è bello quando il sistema lagga, quindi in tutta onestà, no? Ho sbagliato sito, è la forza dell'abitudine. Sito di Repubblica, andiamo a caricare la versione desktop, però sono rimasto comunque sul sito mobile, quindi cancelliamo, tastiera che funziona bene, che ha una buona vibrazione, aspettiamo che finisca di caricare il sito. Allora, non avevo ancora caricato Repubblica in questi giorni, quindi lo faccio ora, si ricaricherà perché ho accettato i cookie. Aspettiamo la fine, intanto magari facciamo ricaricare un po' di immagini. Ok. Devo dire che, guardate qua, per essere uno smartphone Samsung con il suo browser stock è veramente veramente veloce. Proviamo anche il doppio tap, velocissimo, direi che navigazione browser veramente promossa, è fulmine, una cosa che difficilmente si vede su Android e difficilmente magari si vede anche sugli smartphone Samsung non super ultra top di gamma. Guardate, veramente velocissimo, sorprendente, super promosso da questo punto di vista. Andiamo invece nella riproduzione dei video, dove abbiamo sia i video fatti da me che i video sample, e proviamo il 1080p in MP4. Possibilità di avere il video pop-up, avete visto. Dal multitasking possiamo invece avere lo schermo diviso. Avete visto che, anche se mi sono un po' spostato con l'inquadratura, avete visto come le prestazioni sono rimaste decisamente buone sia nella navigazione web che nel video, che ovviamente non ha rallentato neanche un secondo. Andiamo nel lettore musicale, andiamo negli album. Ve lo prometto, passerò l'album nuovo dei News. È dovuto. Qualità e volume dell'audio sono buoni, decisamente buoni, niente di sensazionale, ma neanche niente di cui di particolarmente tremendo di cui lamentarsi. Se tengo premuto il tasto home accedo a Google Now, se lo premo due volte anche a schermo spento, cosa che come sapete io adoro, permette di aprire la fotocamera, non sarà la posizione disattivata, non so perché, non sarà fulminea come magari un S6, ma funziona e io l'ho utilizzata veramente tantissime volte. No, rimaniamo un attimo nella fotocamera così vi faccio vedere quali sono le funzioni della fotocamera. Allora, l'interfaccia è l'ultimissima, quella vista anche su S6, le funzioni non sono quelle di S6. Le foto a 16 megapixel sono in 4 terzi, a 12 megapixel sono in 16 noni. Come vedete, fra le opzioni disponibili, qui nascondiamo le opzioni, non c'è quella dell'HDR automatico, che è un vero peccato. C'è l'HDR manualmente, c'è la modalità Pro, anche se di Pro poi non è che ci sia moltissimo, c'è il bilanciamento del bianco, ISO e correzione della luminosità, quindi non è il Pro che magari mi aspettavo io. HDR, possibilità di scaricare altre modalità, anche qui non tantissime come su quelle di S6, ma comunque abbastanza. I video vengono registrati a
1080p e la fotocamera frontale da 5.1 megapixel. La fotocamera mi è piaciuta, devo dire, sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso. Guardate questa foto, che non era affatto facile, perché la stanza era totalmente buia a parte questa luce. Avrebbe potuto bruciare tutto quello che c'è intorno, invece guardate, intanto ha bilanciato bene i colori, ma guardate la definizione di un oggetto che sta... un oggetto, povero gatto, ovviamente il gatto non è un oggetto, se riusciamo a mettere a fuoco, ok, guardate la definizione dell'immagine subito dietro. Questo è un esempio, ma ce ne sono altri di esempi. Questa è una foto che ho fatto per sbaglio, ma guardate anche qui l'asfalto, quanto è venuto ben definito, quanto è sfocato lo sfondo qui in questa foto dove ho messo a fuoco la ringhiera qui davanti. Questa è una foto fatta completamente al buio, non sarà perfetta, ma non è sicuramente male. Questa è una macro in un locale chiuso, non è perfetta anche questa, ma mi piace. Questa è uguale alla stazione di Firenze, ma ci sono un sacco di dettagli nonostante il controluce qui. Insomma, avete capito, per la fascia di prezzo, ma soprattutto la fascia di prodotto, questa fotocamera mi è piaciuta. Voglio provarla con confronto S5, perché o è la stessa o è leggermente migliore. Fatto sta che probabilmente sarà semplicemente la stessa, ma avere la fotocamera di un top di gamma dell'anno scorso su un medio gamma, che poi onestamente è un po' anche quello che diventano gli top di gamma dell'anno scorso, fa sicuramente piacere. La GPU è una Mali T720, la proviamo a stressare con Modern Combat 5. Dobbiamo aspettare il caricamento. Aspettiamo. I tasti qua sotto, avete visto, sono due e sono retroilluminati quando li si premono. Non si può purtroppo decidere, non puoi tornare indietro, non voglio andare da nessuna parte. Non si può purtroppo decidere il tempo del timeout di questa retroilluminazione, che è sicuramente un peccato. Oggi ho 50 anni, mi sento un cinquantenne, sono veramente stanco. Ok, ce l'abbiamo fatta, non è stato velocissimo nel caricamento, ma la cosa importante secondo me è che poi si riesca a giocare bene. Non però vedete al massimo dei dettagli, non ci sono... Ops, no, non voglio morire. Stavo per dire non ci sono gli riflessi sul soffitto, invece ci sono. Sono stato barbaramente ucciso perché me ne sono fregato del gioco e ero lì a far vedere gli effetti, e lui giustamente ha detto: ma guarda questo che guarda il tappeto invece di spararmi, facciamolo fuori. E così giustamente mi ha seccato. Fatto sta che comunque i dettagli c'erano tutti, mi ricordavo invece che non ci fossero i dettagli sul soffitto, invece mi ricordavo male, quindi ci sono tutti i dettagli in un gioco come Modern Combat 5. La fluidità è buona, forse avete visto il caricamento non fulmineo, fatto sta che poi il gioco funziona decisamente bene. Altre modalità, o comunque altre funzionalità, la posizione non c'era perché l'avevo disattivata io per errore. Abbiamo la modalità semplificata di utilizzo dello smartphone, la famosa modalità facile che ormai è presente su tutti gli smartphone Samsung. È presente S-Health, è presente lo Smart Manager che avevamo visto anche in S6, quindi adesso è presente anche... lo Smart Manager, eccolo qua, che racchiude alcune delle funzionalità, non tantissime. Abbiamo Nox qua dietro questo tasto, abbiamo una gestione dell'archiviazione un pochino più chiara, ma neanche troppo, la gestione della RAM e tutti i dettagli della batteria che rimandano alle opzioni della batteria che poi abbiamo visto prima. È presente anche S-Voice, vediamo se funziona, lo avvicino un attimo alla mia bocca. Ciao Galaxy, in questa stanza non funziona mai. Ciao Galaxy, scusate, ciao Galaxy. Niente. Che tempo farà domani? Venerdì il cielo sarà nuvoloso con una temperatura di 23 gradi.
Questo è il nuovo S-Voice che, come avrete visto, compare in sovraimpressione senza smettere di farvi utilizzare quello che stavate facendo prima, quindi decisamente comodo perché non apre un'intera app. Prova di telefonata. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati. Stai chiamando da un numero azienda. Se vuoi... Allora, devo dire che la mia voce al massimo del volume gracchia un pochino, il che è un po' strano, però effettivamente è così. Questo però vale solo per il viva voce, per il resto devo dire che non ho avuto problemi di questo tipo, si sente abbastanza bene. Nel complesso buona sia la ricezione che la wifi, l'ho stressato molto come vi ho detto spostandomi tanto in questi ultimi giorni, il telefono ha reagito decisamente benissimo. Quanto costa questo smartphone? Questo smartphone costa 449 euro di listino, noi l'abbiamo preso su ePrice a 349 euro. Allora, come al solito, Samsung offre le cose a un prezzo per cui, allo stesso prezzo, se guardiamo a prodotti diversi, di marche un pochino meno popolari, eccetera, eccetera, sicuramente possiamo trovare forse qualcosa di meglio. Ma vi posso garantire che questo medio gamma venduto a un prezzo da medio gamma è un buon smartphone, che non ha reali rinunce rispetto anche a S5. Sì, non avrà la porta infrarossi, non avrà il lettore di impronte digitale, ma rimane uno smartphone impermeabile, con una buona fotocamera, un bello schermo, una buona autonomia, guadagna la radio FM, guadagna la connettività migliorata, quindi sì, secondo me si può preferire S5, lo proverò a fianco S5, vi prometto che cercherò di trovare il tempo per fare questa prova, ma a prescindere da S5, se vi siete interessati a questo S5 Neo, devo dire che io sono rimasto positivamente colpito. Per questa recensione di Samsung Galaxy S5 Neo è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.